This is what democracy looks like. 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 Let them know. Mezzo secolo dopo le marce per i diritti e la pace in Vietnam, l'America ritrova la strada della protesta civile. Oggi a spingerla la nuova povertà provocata dalla recessione e la rabbia contro un sistema che per mantenere i privilegi di pochi rischia di distruggere gli altri. Occupy Wall Street nasce a New York il 17 settembre, quando sul sito web Adbuster arriva un messaggio. La crisi economica ci sta distruggendo, perché non ci mobilitiamo come hanno fatto gli egiziani di Piazza Tahrir o gli indignati di Madrid? This is America Street! We don't want to be here! That's my freedom! Take your pictures, you gotta keep warm! That is my freedom! For China! Arrivano in 20 saccoppello e tenda e occupano Zuccotti Park, di fronte al tempio della finanza americana. Siamo il 99% della popolazione diventa lo slogan del movimento. Noi siamo il popolo, quello che paga per la crisi, che non ha lavoro, che non arriva alla fine del mese. I banchieri rappresentano l'1%, eppure hanno il potere, decidono per tutti, si arricchiscono. Credo che questo paese, in particolare quel 99% che si preoccupa del lavoro che non c'è e quando c'è è precario e mal retribuito, abbia raggiunto un punto di esasperazione tale da essere pronto a scendere in piazza per protestare. Abbiamo un livello di povertà senza precedenti come mai abbiamo avuto nel nostro paese negli ultimi 25 anni, con un 1% che controlla il capitale e un quarto della popolazione che non ha più niente. Il popolo non ne può più dell'incapacità dei membri del nostro congresso e dei nostri organi legislativi di fare qualcosa. Bisogna creare posti di lavoro, ridurre la disoccupazione e tassare finalmente quelli che sono molto, molto, molto ricchi. Abbiamo bisogno di lavorare, dobbiamo poter essere tranquilli, riuscire a mantenere le nostre famiglie. E Wall Street rema contro di noi e il governo non ci sta aiutando. Siamo qui per svegliare le coscienze e a far sentire la nostra voce. Stiamo gridando per farci sentire fin lassù, nei palazzi alti, perché devono conoscere i nostri problemi. Soy ecuatoriano, soy un immigrante indocumentato ecuatoriano. Sono un immigrante e sono senza documenti. Noi siamo il risultato di quello che fanno le multinazionali, che si prendono le ricchezze dei nostri paesi, le nostre risorse. Questa gente ci porta via tutto e noi siamo le vittime di questa situazione. Adesso chiediamo di lottare uniti. I want to drive you through the night. Sold out.
Quando rispetteranno la legge, la polizia non ha intenzione di intervenire. Gli arresti violenti della polizia newyorkese non fermano il movimento. Le parole d'ordine di Occupy Wall Street hanno ormai raggiunto tutto il paese. In pochi giorni, tende, sacchi a pelo compaiono in quasi 400 città americane. Quello che unisce tutta questa gente è la rabbia contro un sistema corrotto. C'è gente di ogni classe sociale qui e non sarà possibile isolarli, sostenere che sono solo dei radicali. Qui ci sono sindacalisti, madri, padri di famiglia, ci sono persone di tutte le età, tutte le razze, hanno culture diverse, ma sono tutti ugualmente incazzati per quello che succede in questo paese, perché se sei un buon cittadino e ti comporti onestamente, verrai comunque preso per il culo. Per questo la gente è qui oggi. You still get screwed. That's why people are down here. You got a vote. Take accountability. You got to come and you got your vote. You committed a crime. Get down here. And you have no. Oh, hey, no business. You, sir, have no business being here. And you are part of the problem. You have no business. This is a peaceful march. This is a stop. This is a peaceful march. This is a stop. Penso che Obama stia facendo tutto quello che può, anche se è difficile. Ho fiducia che questo gli dimostrerà che ha l'appoggio per andare avanti e fare quello che non è riuscito a fare finora. Sì, penso che la gente si senta presa in giro e credo davvero che chi manifesta rappresenti un'insoddisfazione profonda, generale, nei confronti del nostro sistema finanziario. Il problema con il nostro governo è che è solo chi ha i soldi che riesce a controllare il paese, perché ha tutto il potere e riesce a mantenerlo sfruttando orribilmente gli altri, cioè noi. Non credo che per ora possa esserci una deriva violenta, no, questo no, ma ho paura che passi il tempo senza che niente venga fatto, niente cambi. A quel punto la frustrazione popolare potrebbe trasformarsi in violenza. Spero che questo non accada. Spero che i nostri rappresentanti capiscano il messaggio ed inizino a fare qualcosa di serio invece di parlare soltanto a Washington.
I balli, i canti, l'aria di festa aiutano a mantenere in vita un movimento che non ha mezzi, né soldi, né protezioni, ma che ormai tutta l'America conosce e la metà addirittura dice di sostenere e che comincia a diventare importante sulla scena politica, troppo importante. Le città non vogliono occupazioni, le banche e i tempi della finanza devono essere intoccabili. A New York il sindaco Bloomberg cerca di sgomberare Zuccotti Park con la scusa della pulizia. In una notte la piazza viene pulita, sistemata e ordinata. Perché all'alba possa ripetersi il rito del risveglio in mezzo ad una città che diventa con l'autunno sempre più fredda e piovosa, ma non ostile. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Mia figlia ed io abbiamo portato acqua, piatti e bicchieri. Credo nei valori di questo movimento. La gente è stanca di essere continuamente calpestata. Il nostro sistema finanziario si è rotto. Questa è la cucina di Zuccotti Park. Raccogliamo donazioni, cibo, soldi che ci arrivano dalla città, ma anche dal resto del paese, da tutto il mondo. Prepariamo, serviamo per tutti qui al parco. Chiunque può venire, è gratis. Chiunque può mangiare. Lavoro, tasse anche ai più ricchi, finanza più trasparente. La marcia degli indignati ha conquistato l'America e il mondo, ma è rimasta nella Main Street, la strada di tutti. Wall Street e i suoi palazzi sono rimasti impenetrabili. You gotta keep moving.